Vediamo un ciclista arrancare in questa salita che è veramente una prova di forza. Eccolo. Chi supera questo dislivello è sicuramente un duro. Andiamo a vedere uno dei posti più interessanti nel nord di Roma. Esatto. Siamo nei dintorni di un lago. Il grande lago. Storico. Lago che possiamo dire una filiazione del lago di Bracciano. Guarda i selci. Sì. Selci da pavimentazione. Certo. Basolato da pavimentazione. Esatto. Perché qui c'era questi selci qua. E per fortuna che in Italia ci sono pure i selci e c'è il marmo. La grandezza di Roma è che guardate in Italia c'è stato il marmo. Questo... E col marmo abbiamo espresso la grandezza. E l'arte. E l'arte. E l'arte. Questo, come potete vedere, è un manufatto artificiale. Sembrerebbe naturale all'apparenza, in realtà è fatto dalla mano dell'uomo. E non poteva essere diversamente. Dagli scalpellini etruschi che hanno, senza schiavi ma direttamente loro, perché gli etruschi erano grandissimi operai e artigiani, hanno fatto questa enorme tagliata nel tufo per permettere, diciamo, il passaggio un po' più agevole da parte dei veicoli dell'epoca, e cioè, come dicevamo in un'altra occasione, dei barrocci trainati dai somari e dai cavalli. Questo posto mi sembra uno dei classici posti di passaggio obbligato dove i briganti, soprattutto i briganti che proliferavano nel territorio dello Stato Pontificio, fermavano le carrozze derubandole. Non a caso, qui a poca distanza c'è un posto che si chiama Passo dello Scannato, in cui la gente rischiava di essere scannata dai briganti. Scannato nel senso di portargli via i soldi. Che se appunto non gli davano la borsella con l'argento. Oppure appunto. E quindi tutto questo per dire... E chi era quel famoso brigante che stava da queste parti? Esattamente, qui c'è stata, diciamo, una serie di briganti per tutto il Medioevo fino attorno al 1600, e il più famoso dei quali è il famosissimo brigante Marco Sciacca, che poi di cui parleremo, perché è veramente un personaggio storico importante. Ma tutti questi briganti sono stati dei personaggi eccezionali. Altro che Billy the Kid. No, questo signore nel momento di maggior auge aveva 1500 cavalieri, un esercito di 1500, e diciamo imperversava su tutto il territorio borbonico e dello Stato della Chiesa, mettendo a repentaglio il dominio di questi stati. Quindi questo è stato un personaggio veramente importantissimo. Ma in quei casi lì i galloni si conquistano coi coglioni. Sì, se non c'hai i coglioni non conquisti niente. Esattamente. Hai capito? E questo mi ricorda forse sicuramente Jesse James. Sì. Perché Jesse James è stato un grande. Ma questo di più, Beh, molto fuori discussione. Oltretutto, ritornando qui a questo passo, mi è venuta in mente una strana situazione in cui chi ferma il viandante o il messaggero, il pellegrino non è il bandito bensì la guardia di finanza. Ecco, la guardia di finanza di recente ha fermato alcuni viandanti e adesso aspettiamo che tu mi dica esattamente chi erano questi viandanti. Ti fai un po' un piccolo discorsetto che riprenderemo a suo tempo. Allora, come giustamente Giorgio ha detto, dovremmo riprenderlo per più puntate questo discorso, perché qui c'è uno scenario alla Ian Fleming di ponderosa mole, perché abbiamo documentazione per circa 300 pagine di documenti da supportare. Quindi i documenti ci sono intanto? Ci sono e sappiamo delle cose incredibili in cui sono coinvolti personaggi di mezzo mondo e mafie di mezzo mondo. Comunque, parliamo invece del fatto. Allora,
Avrete, mi rifaccio a una vecchia intervista che abbiamo fatto 2 anni e mezzo fa circa, in cui parlavamo del ritrovamento da parte della Guardia di Finanza su un treno di pendolari di una borsa detenuta da 2 personaggi, uno dei quali era il cognato del ministro giapponese del tesoro da appena 2 mesi defenestrato, e dentro questa valigia la Guardia di Finanza ritrovò casualmente 134 milioni e mezzo di buoni interbancari in tagli da 1 milione o da 500 milioni di dollari. La cosa che allora non sapevamo, che quindi non abbiamo potuto, diciamo, mettere in rete, è che poi a successione rapida successione a quel ritrovamento lì, nel silenzio più assoluto della stampa e dell'informazione, sono stati fatti ben altri 4 ritrovamenti della Guardia, casuali! Sempre casuali! Da parte della Guardia di Finanza, uno a Osimo, uno a Terni, un altro a Cassino e un altro non mi ricordo più dove. Questo Osimo mi ricorda anche il trattato di Osimo. Esattamente. Sul quale sarebbe bene... Una porcata assoluta! Sarebbe bene mettere un po' il naso e il dito indice, andiamo avanti. Allora, il discorso quindi è abbastanza illusorio, no? Quello della informazione. E quindi... Andiamo avanti con una semplice ipotesi. Come mai questi buoni sono arrivati in Italia, ma concretamente in 5 parole? Allora, in 5 parole, senza entrare nel dettaglio, perché poi dovremmo fare una serie di relazioni sull'argomento. Perché quello che conta di più è la data di emissione. Allora, la data di emissione di questi buoni... Ah, ecco, questi ritrovamenti, attraverso quello che adesso dico, cioè questa data di emissione, sono coinvolti in uno stesso affare. Perché? Perché sono stati, allora, i buoni interbancari vengono emessi tutti i giorni, costantemente, per fare le transazioni, appunto, fra banche internazionali, eccetera. Quindi costantemente vengono emessi questi buoni. Hanno una datazione, ma questi sono veramente validi, non come le monete stampate a cacchio dalla Banca Centrale Europea, eccetera. Sono firmati personalmente dal governatore della Banca Centrale o dalla Federal Reserve nel caso specifico. Questi 5 ritrovamenti di buoni interbancari da 1 milione o da 500 milioni sono tutti della Federal Reserve e risalgono incredibilmente, poi vi diremo anche come, alle emissioni fra il 1932 e 1933 e 1934, cioè in quei 3 anni lì in cui c'era il dottor Roosevelt che emetteva a raffica denaro a più non posso. Ma guarda per caso, contrastare, come diceva lui, la svalutazione, ma soprattutto la disoccupazione. Certo, esattamente, voleva fare il New Deal, le cose che sappiamo. Esattamente. Allora, il discorso però è che incredibilmente tutti questi ritrovamenti di buoni interbancari avvengono in Italia, solo in Italia. I ritrovamenti di denaro così importanti non sono mai avvenuti in nessun'altra parte del mondo. Allora arriviamo a una semplice deduzione, anzi a 2 deduzioni. La prima è che probabilmente la Guardia di Finanza italiana è più efficiente delle guardie di finanza degli altri paesi. La seconda però è che l'Italia vanta un primato mondiale, e che non è un primato della Guardia di Finanza, è un primato di alcune associazioni di beneficenza. Esattamente, diciamo. Perché ad esempio alcune associazioni di beneficenza, che sono quelle che si premurano di fornire alcol ai bisognosi di alcol, come il metadone, no? Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce metadone ai drogati, no? Che poi mi dicevano che il metadone, i drogati lo andavano a prendere, se facevano la bevuta di metadone, poi uscivano fuori e se facevano subito la dose. Quindi sì, noi ipotizziamo che tutti questi beni abbiano a che fare con un giro di benefattori. Esattamente. Allora, uno di questi benefattori, che risiedeva negli Stati Uniti, è tornato in Italia, vedi caso in Sicilia. In Sicilia, guarda caso, in una zona del sud della Sicilia, dove da persona per bene, no, perché faceva transazioni di quel
tipo, l'entità di quel calibro, cioè, quel calibro lì non poteva che essere una persona per bene. Ma assolutamente, no? Poi tant'è vero che questi buoni sono finiti sotto la pietra, no? Esattamente. Sotto il mattoncino. No, sono andati a finire invece nel luogo deputato per questo, e da lì una storia che però vi raccontiamo un'altra volta. Per adesso vi rilasciamo esclusivamente la curiosità. Allora, intanto vi possiamo fare un piccolo diciamo ripercorso al contrario, e così vi diamo diciamo l'immediatezza e la completezza della bellezza di questo luogo. Sì. Sentite che pace. E qui siamo solo a 30 km da Roma. Per fortuna, la grandezza di Roma, che se ne dica, la grandezza di Roma è che questa città oggi è un luogo che, opportunamente sviluppato in senso turistico, può dare quello che nessun'altra città, forse Berlino sì, può dare, sì. Perché usciti anche Vienna, Vienna. Anche Vienna. Usciti dall'arco praticamente delle abitazioni cosiddette cittadine, abbiamo la campagna, lo stato puro, lo stato primordiale, qui c'è di tutto. Originale, mentre, ancora intatto. Mentre attorno alle tante miriadi di capitali del mondo, che sono in realtà delle città baraccopoli diffuse per chilometri e chilometri e chilometri, il bello di Roma è che al di fuori del raccordo anulare, poco più del raccordo anulare, ci sono queste bellezze rimaste intatte e che noi speriamo di poter tramandare e soprattutto valorizzare al momento opportuno. Già questa è comunque una strada molto valorizzata, perché porta a un sito bellissimo che è appunto il lago di Martignano, esattamente la parte dietro del lago di Martignano, che fa parte del complesso dei laghi Sabatini. Perché il lago di Bracciano, oggi la gente conosce il lago di Bracciano, in realtà il lago di Bracciano aveva altri tre fratelli: il lago di Martignano, il lago di Stracciacate e un altro lago che in questo momento non mi ricordo il nome, ma che è il lago di Baccano, eccolo qua. È il lago di Baccano, certo. Il lago di Baccano che è stato prosciugato inizialmente dai Romani, da Settimio Severo, e poi nel Medioevo si è rimpaludato. Ed è poi stato Paolo V Borghese che l'ha diciamo, quasi completamente, come si dice, non mi viene la parola, l'ha ripristinato, prosciugato completamente, depurato. Esatto, però qui d'inverno, quando piove abbondantemente, c'è una bella fascia che si rimpaluda e che diventa di nuovo diciamo inagibile. E parlando ai nostri amici italiani, e soprattutto a coloro che si interessano di corse automobilistiche, ricordiamo che da queste parti c'è una bellissima pista da corsa che però non è stata sufficientemente valorizzata, probabilmente per la concorrenza delle altre piste che si trovano nella Padania. Comunque c'è ed è bellissima, ci fanno gare certamente non di Formula 1, ma insomma è molto interessante.